Vi do il buonasera a tutti quanti per questo secondo incontro dell'azienda, organizzato dall'azienda Momento di Iesi, il secondo incontro di una serie di eventi mensili che coniugano mostre di pittori, soprattutto esteri o non della zona, a concerti di compositori contemporanei. Nel primo incontro c'è stato coniugazione delle opere di Helen Schülkin, pittrice tedesca di origine bielorussa, con il concerto di Francesco Zedde, che è un compositore di musica elettronica in arte tace tace tace. Oggi abbiamo avuto l'inaugurazione della mostra di Emilio D'Elia, pittore italiano che vive a Parigi da circa 30 anni e che si coniuga con il concerto di Davide Uncini. E il tema di questa sera è la cosmogonia. Nel caso di Emilio D'Elia si tratta di una cosmogonia interiore, una cosmogonia poetica, di sapore molto lirico e poetico, molto sognante. Nel caso di Davide Uncini la composizione è una composizione, che tende a descrivere un viaggio nello spazio, nell'universo, con l'ansia della partenza per questo viaggio sino all'incontro con i corpi celesti, la loro aurea di luce e il loro roteare e così via. Quindi la composizione di David, tra virgolette, assomiglia moltissimo, almeno questa è l'impressione che ne ho avuto io la prima volta che me la feci ascoltare, a una sorta di colonna sonora per un documentario di fisica. Questa è almeno l'impressione che ne ho avuto io e penso anche l'intenzione che in qualche modo avesse Davide quando l'ha intuita inizialmente. È una composizione che, se non ricordo male, risale a prima dell'estate o inizio estate. Come nel caso già di Bonzo di Francesco, anche nel caso di David si tratta di una prima composizione breve sul quale lui ha costruito questa suite che ci farà ascoltare oggi di una mezz'ora circa, dato che tutti i concerti che si terranno presso la sede di Momento mensilmente sono microconcerti di musica contemporanea e sono concepiti come delle suite di 30-40 minuti, cioè la durata media di un antico LP per chi come me si è nutrito di LP a suo tempo. Buonasera a tutti, Davide Uncini a voi e possiamo iniziare.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
per concludere, ringrazio David per la sua bellissima composizione. Ringrazio tutti voi. Come? Certo. Allora, la mia composizione è stata, come diceva Danilo, a maggio del 2016, un periodo... Sì, almeno rimane perché... Il periodo di... Ah no, funziona con questo. Ah ok, ok, no, allora no, 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 ok. Un periodo di malattia, quando uno è malato, cioè, ho composto due suite. Uno è una suite dedicata allo spazio, mi sono immaginato questo fantomatico eroe che parte sullo spazio e i sentimenti che può trovare, può accadere. Quindi ho sonorizzato questa cosa qua. E l'altra è una suite dedicata a Federico II, musica medievale. Due cose che proprio nel mio panorama musicale, appunto, non c'entra niente perché io vengo da una tradizione jazzistica, tutti lo sanno, e quindi è stata una bella un bel viaggio, appunto. Sì. Grazie. Volevo ringraziare tutti voi di essere intervenuti. Volevo di nuovo ringraziare l'azienda Momento per la volontà e il coraggio di ospitare questi eventi espositivi e di, e di dare uno spazio a compositori contemporanei che in una cittadina piccola come la nostra non è facilissimo trovare spazi per musica che non sia di puro intrattenimento. Quindi grazie mille all'azienda, grazie mille a David e grazie mille a tutti voi. Grazie a te.